abbiamo ottenuto fondamentalmente quello che è il nostro primo obiettivo, quello di arrivare al ballottaggio. Vedo che la sinistra, come al solito, come accade da 5 anni a questa parte, canta vittoria. Dobbiamo informare che il ballottaggio è un'altra partita, non è il secondo tempo di una partita, si ricomincia da zero. E dobbiamo anche sottolineare un fatto: se le proiezioni fossero confermate, ci fosse questo distacco del 10%, con l'attuale affluenza, questo 10% vale 124.000 voti. Mille in più, mille in meno. Quando c'è stata la sfida con Rutelli 5 anni fa, la differenza come di vantaggio per Rutelli era di 84.000 voti. Quindi è evidente che la prima riflessione che dobbiamo fare rispetto alle percentuali è quella relativa al perché le persone non sono andate a votare e perché sostanzialmente abbiamo avuto solo un romano su due che è andato a votare. Questa è la nostra prima e fondamentale riflessione. Il problema fondamentale è che in questo primo turno non si è riuscito a fare un dibattito serio sulla città. Ovvero, io mi sono sforzato di portare avanti i ragionamenti che abbiamo fatto in questi 5 anni, di portare cifre, provvedimenti concreti, non ho trovato interlocutori tra gli altri candidati. Allora io mi auguro che, siccome credo che per tutti il primo mostro da combattere, tutti coloro che sono candidati, sia quello di vincere l'astensionismo, che nessuno abbia voglia di essere un sindaco del 50% dei romani, io spero che in questi 15 giorni si riesca a due, non senza i 19 candidati, ma a due, a fare un dibattito serio su quello che ha bisogno questa città. Infine è chiaro che noi ci rivolgeremo a tutti gli elettori, innanzitutto a quelli che non hanno votato, ma anche a quelli che hanno fatto altre scelte in queste settimane, quindi agli elettori di Marchini, agli elettori di De Vito, in maniera tale che ci sia anche lì una chiarificazione rispetto a quelle che sono le reali motivazioni.